Oggi 25 aprile il CUS Pavia, l'Università dello Sport, ospita il primo concentramento provinciale sperimentale del campionato Under 13 3x3. La palestra del CUS è organizzato dal Comitato Provinciale di Pavia. La palestra del CUS consta di tre palestre, in ognuna delle quali sono stati montati due campi. Giocheranno oggi un totale di 15 squadre divise in 5 per ogni campo e su ogni campo verranno disputato un girone italiano, quindi ogni squadra incontrerà tutte le altre, per un totale di 10 incontri su ogni campo, 30 totali. Sono già iniziate le partite del primo turno, in questo momento vediamo le squadre del girone C o girone 3. Ogni squadra è stata contrassegnata da un colore, una maglietta diversa, in modo da facilitare anche il riconoscimento delle squadre e l'alternanza dei colori per quello che riguarda il calendario. Questi sono gli incontri che si stanno disputando nel girone C. Vediamo qualche azione di gioco. Ci spostiamo adesso sul campo A, dove si sta disputando il girone. Primo girone di squadra. I campi da 6x6 sono stati disegnati sfruttando il campo da 9x9, allungandolo con delle strisce colorate per raggiungere i 6 metri necessari per disegnare il campo, sfruttando anche ovviamente la linea dei 3 metri del campo. Ecco le squadre che stanno disputando un altro incontro. E sul campo adiacente il secondo incontro di questo girone. Vediamo se riusciamo a spostarci nel terzo campo per vedere all'opera anche il terzo gruppo di atleti. Vediamo sempre l'evolversi del gioco sui due campi. L'ampiezza della palestra consente alle due squadre, anzi alle quattro squadre, di giocare tranquillamente ognuno sopra il campo senza disturbo reciproco. Ogni incontro verrà giocato al meglio dei 5 set, con ogni set agli 11 punti. La palestra attigua si sta intanto disputando il secondo girone con le ultime 5 squadre impegnate. L'incontro sul secondo campo di questa palestra. Montaggio dei campi completo per una squadra di 8 persone ha richiesto circa un'ora per ogni coppia di campi, quindi un'ora per palestra, 3 ore in totale per tutto il concentramento.
immagino anche dell'altro incontro. Squadre da 3 o 4 giocatori, con eventualmente il quarto giocatore che entra a turno in battuta. Grazie.